Nel cuore e nell'anima, un altro appuntamento molto importante per la città di San Benedetto, un appuntamento su cui l'AMAT ha lavorato moltissimo, ha portato dei nomi, diciamo, della musica leggera molto importanti, soprattutto Piovani, ma molti altri non sono da meno assolutamente, e riteniamo che una città come San Benedetto abbia bisogno di un'offerta culturale molto elevata. Tutte le Marche hanno bisogno di un'offerta culturale durante l'estate, insomma nelle stagioni, diciamo, estive, non soltanto il mare, l'ambiente, la bellezza dei luoghi, ma anche un'offerta culturale in tema di accoglienza per far vedere al turista che noi offriamo qualcosa di diverso rispetto chiaramente agli altri. E credo che questo appuntamento nel cuore e nell'anima possa accendere i riflettori su San Benedetto ancora una volta, una cittadina molto importante che deve risollevarsi dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di assenza da grandi circuiti nazionali. Dopo il Presidente sentiamo il Direttore. Ha detto bene il Presidente, un appuntamento che si rinnova, che si consolida, devo dire una manifestazione che ha trovato da subito un bel dialogo con la città, nella bellezza, nella calma, nella serenità di Piazza Bice Piacentini, che diventa ancora una volta palcoscenico per il meglio della musica d'autore italiana.